L'ultima sezione del museo è velocità. È un luogo in cui l'atmosfera, il rumore delle corse entrano in museo. Qui si parla di vittorie, di eroi del volante, di sfide leggendarie, ma anche di sportività, piacere di guida e performance. È un luogo in cui tutte le vetture sono rosse, rosso alfa. Nasce la leggenda, racconta la storia delle grandi imprese fino alla Seconda Guerra Mondiale. Un'avventura che avrà inizio con la vittoria della RL di Ugo Sivocci alla Targa Florio del 1923 e che vedrà il debutto del simbolo del quadrifoglio. Nel 1925 la Gran Premio tipo P2 vince il primo campionato del mondo per vetture Grand Prix. È una vettura rivoluzionaria che apre l'epoca di Vittorio Jano. 2 litri, 8 cilindri in linea e per la prima volta il compressore volumetrico, una tecnologia che renderà grande l'Alfa Romeo degli anni 30. Ma in questa sezione vi è un parterre di tutto rispetto, la 8C 2003 Monza, la Gran Premio tipo B, la leggendaria P3 che vede protagonista Nuvolari delle sue più grandi imprese, poi la 8C 2009 B, speciale Le Mans, uno dei capolavori del museo, la tipo C che conquista la Vanderbilt Cup nel 1936 e la 512. Fino alle due monoposto impossibili con due motori. Prima di diventare il Drake, Enzo Ferrari debutta come pilota in Alfa Romeo nel 1920. Nel 1929 fonda la scuderia Ferrari, che diventerà, in breve, il reparto corso ufficiale dell'Alfa Romeo. In quel periodo avremo grandi vittorie, ma anche automobili straordinarie, che portano sul cofano il marchio Alfa Romeo e sulla fiancata il cavallino rampante di Ferrari. Ci saranno anche vetture straordinarie, come la bimotore, un motore davanti e uno al posteriore, per un totale di 540 cavalli e un record di velocità che Tazio Nuvolari farà segnare sull'autostrada Firenze-Mare ad oltre 350 km all'ora. Dopo la guerra è un mondo nuovo, mentre l'Alfa Romeo sta progettando il proprio futuro, le alfette che erano state nascoste per sfuggire ai bombardamenti tornano in pista. Progettata nel 1938, la 158 ha un 8 cilindri in linea di 1,5 litri con compressore volumetrico. All'inizio ha 185 cavalli, ma quando nel 1950 inizia il primo campionato del mondo di Formula 1 ha già 350 cavalli. Saranno 11 vittorie su 11 gare e Nino Farina diventerà il primo campione del mondo. L'anno successivo la vettura viene voluta tanto da essere ribattezzata 159. I cavalli sono addirittura 450 per una velocità massima di 306 km all'ora. Sarà un campionato combattuto fino all'ultima gara, il Gran Premio di Spagna, quando Fangio, con una vittoria passata alla storia, vincerà il mondiale, il secondo per l'Alfa Romeo e il primo dei suoi 5 titoli del mondo. Negli anni 60 l'Alfa Romeo torna alle corse con l'auto Delta di Carlo Chiti e le Tipo 33 ritornano nel campionato del mondo sport. Nate nel 67 con motore 2 litri, passeranno presto a 3 litri e nel 1975 e 1977 vinceranno due campionati del mondo per vetture sport. Ma il vero capolavoro di quel progetto sarà la Tipo 33 stradale, che, come dice il nome, è una vettura che può circolare su strada. Erano previsti 50 esemplari, ma la produzione si fermerà solamente a 18 telai, di cui 12 con questa carrozzeria disegnata da Franco Scaglione, che subito renderà la vettura una delle icone immortali e senza tempo dell'Alfa Romeo. È un periodo in cui si alternano categorie, automobili, campionati diversi, dalle sport degli anni 50 come la 6C 3000 CM a quelle degli anni 60 come la Giulia TZ2. E quindi l'epopea delle GTA e GTAM, che negli anni 60 e 70 non hanno rivali nelle varie campionati superturismo. Il sogno di tornare in Formula 1 si avvera negli anni 70, quando l'Alfa Romeo, prima fornendo i motori al team Brabham e poi con una vettura completamente Alfa Romeo, tornano nella massima serie. Ma il museo non è solo un'esposizione statica. Quelle conservate in queste sale sono vetture vive e marcianti.
un'officina se ne prende cura e un piccolo tracciato interno permette di sgranchirsi le gambe, fare qualche giro di pista e restare sempre automobili vive.